Ciao a tutti i bella gente di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo ritornati su Conarium e continueremo l'avventura in questa misteriosissima base antartica. Eccolo qua, detto è 7 novembre che non giochiamo. Sono passati tanti mesi, non mi ricordo nulla, quindi aiutatemi, aiutatemi. Lo so che non vi potete aiutare in tempo reale, però col pensiero ce la possiamo fare. Sì, eravamo rimasti in questa misteriosa stanza con questo contenitore. Devo trovare un membro dell'equipaggio. Mi sono svegliato da una serie di incubi nebulosi, isolato tra queste pareti, che in qualche modo mi sono estranei. In una delle mie tasche ho trovato un taccuino vuoto che sto riempiendo con i miei appunti. Non ricordo altro se non il fatto che qui con me dovevano esserci certe persone. I nomi del dottor Faust e del dottor De Witte mi risuonano nella mente. Notte, se tento di concentrarmi più a fondo, la mia testa già martellante di dolore viene presa da fitte. Sì, dovevo trovare un membro dell'equipaggio. Ma non c'è nessuno, non c'è nessuno. James Barlow, qui ci siamo andati. Locked. Hai bloccato. Frank Gilman, tutto bloccato, eh. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Ah, quindi noi siamo Frank Gilman, questa è la nostra stanza, ma le chiavi non le troviamo. Locked. Il nostro nome è Frank. Infermeria. Qui non ci siamo stati, mi sembra. Vediamo qui che c'è. Perché c'è sta luce accecante? Mannaggia la miseria. Una cartella clinica. Leggiamo. Spedizione Antartica UPU Out, dichiarazione di consenso. Firmando il presente documento consentite i termini sotto esposti. Qualunque falsa dichiarazione resa consapevolmente o volontariamente, ivi incluse dichiarazioni giurate o altri documenti allegati, può essere punibile a norma di legge, ma non è che ci frega. Mi caro di acconsentire allo svolgimento dei miei compiti giornalieri al meglio delle mie capacità, di rimettermi al giudizio del capo della spedizione, dottor Faust. Quindi il capo è il dottor Faust, e di partecipare a una serie di sessioni mediche che a quanto pare sono finite male, secondo necessità presso la base Antartica UPU Out. I rischi della partecipazione alle suddette sessioni mediche mi sono stati illustrati in modo esaustivo. Ho altresì ricevuto risposte soddisfacenti a ogni mia eventuale domanda sulla procedura, alle sue motivazioni, ai suoi pro e contro. Pertanto do il mio consenso informato alla messa in atto della procedura, firmando la presente dichiarazione di consenso. Quindi diciamo che erano, cioè nessuno è stato costretto, almeno ufficialmente, perché sicuramente dietro c'è sempre qualcosa. Vediamo qua che c'è. Non c'è niente, ci sono vari medicinali che ovviamente siamo nell'infermeria, mi sembra abbastanza ovvio. Questo non si può aprire, no, questo sì, ma non si può prendere niente, va bene. E qui non c'è niente, c'è un documento, vediamo. De Witte sulle piante psicoattive da Eti e diverse, una cosa del genere. Perché queste parole difficili? Perché? Vabbè, qui non c'è niente, Stuck. ragazzi. È incastrato. È inquietante. Da che cosa è incastrata quella porta? Aspettate, qui c'è una torcia a terra. Oh oh. Magari è caduta a qualcuno. Oh, smells awful in here. Che puzza qui dentro. Sì, qui siamo nella sala
in cui l'equipaggio mangiava, qui c'è del caffè, del tè. Zucchero, niente che ci possa servire. Beh, c'è puzza, quindi mi sa che. Ah, ecco da cosa Stuck. era incastrato. Da semplici sacchi. Prima di provare sta. Anzi, no, proviamo ora sta It porta won't open. bloccata. Te sembrava. Sì, comunque. C'è puzza, quindi c'è magari cibo. Ormai che è avariato, quindi mi sa che è da tanto tempo che manca l'equipaggio di questa spedizione. È venuta fame, no? Sto scherzando. Sto scherzando, sto scherzando. Comunque, questo è bloccato. Boh, è successo comunque qualcosa perché vedo che c'è. Cioè, ci sono sedie ribaltate, oggetti a terra. E quindi è successo qualcosa di violento. Qui non si può entrare. Locked. Tutto bloccato, mannaggia la miseria. Niente. Magazzino, Locked. niente. Io ho paura. E cosa sono queste cose? C'è l'ascensore. Prendiamo l'ascensore. Prendiamo l'ascensore. Ah, ma stiamo scendendo. Eccoci qua. Tutte cose bloccate. Cosa ci fa un albero qua sotto? Vabbè, ora lo scopriremo, what? Un'altra statuetta che definire inquietante è poco. Statua intagliata con maestria in un cristallo azzurro. Raffigura un umanoide seduta in posa meditativa. La caratteristica più significativa è la maschera octopoide che indossa sul viso. Sì, magari venerano qualche strano essere. Chi lo sa? Veggi, tempio, grotte sommerse e base. Questi sono appunti, diciamo, dell'equipaggio che stiamo cercando. Quindi l'attrezzatura da campo provvisoria è stata allestita senza problemi all'interno delle caverne sotterranee poste sotto la base. Ah, quindi sotto questa base ci sono delle caverne. I sommergibili funzionano perfettamente, sono più veloci e manovrabili di quanto avessi previsto. Ah, ma c'è dell'acqua quindi in queste caverne. Abbiamo iniziato a esplorare parte dei cunicoli sommersi, ma procediamo con lentezza. E quindi andiamo a scoprire sempre di più. Tutto bloccato, come ovvio che sia, è tutto bloccato. Non si apre nulla. Spedizione Antartica di Upu-Out, ok, siamo nel 1949 o qualcosa del genere, questa si è aperta per
Aspettate, io però vorrei vedere cosa c'è qua nella stanza principale. What? Scusi, mi puoi aiutare? Quell'ombra, perché non credo che fosse un essere umano, è andata di qua. Si apre. Ah, ma questo è un altro ascensore. Ascensore di collegamento, questo è stato allestito. Raggiunge sia la torre sia il livello inferiore sotto la base. Attrezzature da campo e componenti presommergibili portatili sono in corso di trasporto per essere il primo accampamento. Ah, ok, quindi questo ci porta. Quindi possiamo andare su o giù. Vabbè, lo proveremo dopo. Ci porta di sotto nelle caverne o sulla torre. Però bellissimo questo albero qua nel mezzo. Vediamo se ci possiamo. Ok, guardate che bello questo albero particolare. È un Glossopteris. C'è poco altro da fare, oltre che ammirarlo, possiamo fare ben poco. No. Ok, quindi c'è quell'ascensore, poi avevamo aperto quella porta. Ecco qui, sì. Questo è Floor Elevator, questo è Link Elevator. Ci sono due ascensori diversi. Però dovrei io andare. Dov'era? L'avevo lasciato. Ecco, Biolab. Ok. Quindi questo è il laboratorio di biologia. Vediamo un po' cosa si nasconde. Qui. Io sento un segnale d'allarme. Torcia. Dei funghi, libri. Cos'è? Mi serve un cilindro per fonografo. Ci sono degli appunti di biologia. C'è la mappa del Polo Sud. C'è scritto qualcosa? Ci sono dei cerchi, non lo so cosa sono queste cose. Oh, vabbè. Magari c'è qualche appunto, che ne possiamo sapere noi? C'è un problema con uno dei congelatori? L'ho contrassegnato, deve essere controllato immediatamente. What? Ho visto un'ombra malefica. E poi l'ombra è diventata quella di un gatto. E effettivamente c'è un gatto, ma chi? Gattino? Salve. Giochiamo. Vediamo che niente, non. Cioè, si è messa apposta qua. Non sarà un gatto normale, così di sicuro sì. Non possiamo interagire col gatto, fra l'altro. Nuovo accampamento allestito, siamo in attesa dei nuovi campioni. Ok. Quindi c'era un congelatore che era andato in tilt, quel segnale che possiamo osservare dall'arma mi sa che è di questo qua che si è rotto. Poi questo. No, quello. Vabbè. È un gattino. Bloccato. Questo cos'è? What? È un'altra strana statua, cos'è?
No, è un fiore. Ci ha avvelenati. Benissimo. Ma dove fuggire da qua? Mannaggia la miseria. Pure il fiore velenoso. Mannaggia. Cos'è sto rumore? Avevo trovato un documento. Il dottor Faust, che è il capo di questa spedizione, non vuole rivelare niente sull'origine dello strano strumento d'esplorazione che ha costruito. Se l'ha detto di aver scoperto degli antichi volumi proibiti che descrivevano un dispositivo d'origine extraterrestre. Ma queste fonti non dimostrano la presenza di strumenti simili sulla Terra, tranne forse nelle fantasie di coloro che amavano masticare una certa erba alcaloide. All'inizio le sessioni che teniamo in sala riunioni per adattare il nostro sistema nervoso agli impulsi erano molto spaventose. Se usate troppo a lungo, il dispositivo rischia di portare il corpo al punto di rottura. Ma ora che ho fatto l'abitudine a queste sensazioni non umane, inizio a capire che il dispositivo libera la mia mente, permettendole di assorbire molto di più. Quindi questo è un marchingegno che potenzia le abilità umane. Mi sento più ricettivo, privo di costrizioni. Ma l'aspetto più peculiare, ma a che costo? A costo della vita? Ma l'aspetto più peculiare della sessione è che dal momento che si tratta di un'esperienza condivisa, partiranno delle sessioni con più persone, degli esperimenti condivisi, riesco a ricevere impressioni e idee, persino ricordi che appartengono agli altri partecipanti. Quindi la mente raggiungeva un livello superiore, si poteva anche leggere i pensieri delle altre persone grazie a questo strumento. Di solito dopo una sessione la mia mente inizia a vagare e non riesco a concentrarmi sui miei pensieri se non dopo un lungo sonno. Non c'è dubbio che quello strano dispositivo disorienti le sensazioni e le funzioni corporee, ma credo che possa offrire vantaggi di importanza immensa. Quella specie di fiore è, mi sa, la pianta Saeti, vedete qua, che hanno trovato nelle oscurità. Non è una pianta molto simpatica a quanto pare. Sentite, io esco. Siamo bloccati. Siamo bloccati qua dentro. Mannaggia la miseria. Ragazzi, non ho capito cosa è successo. Ho cliccato su questo affare qua e si è aperto un mondo parallelo. La pianta si è chiusa come se si fosse fermato il tempo. E qui si è aperto. Entriamo nell'oscurità, che vi debbo dire. No, l'oscurità è oscurità e resta oscurità. Ah, ma si è aperta qua la porta. Ma grazie, molto gentili. What?
schifo di pianta è? Ma cosa sta succedendo? Sì, il cuore batte all'impazzata, ora ci siamo calmati. C'è un cadavere? Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Non lo riconosce perché è decomposto. Però indosso aveva una chiave e una nota. Abbiamo finalmente terminato il recupero del monolito che sembrava quasi attenderci nell'edificio circolare che abbiamo raggiunto con l'ascensore di collegamento. Quel maestoso monumento scolpito era sepolto per metà da un mucchio di detriti ed è stato probabilmente scritto all'alba della storia, quindi un misteriosissimo monolito del passato, di altre civiltà o addirittura di alieni, non si sa chi l'ha fatto. Non posso descrivere con precisione cosa ho provato la prima volta quando ho contemplato atterrito quella titanica opera in pietra tra le sale silenti corrose dal tempo. Solo Dio sa quante ere sono trascorse da quando è stata incisa. Il solo pensare alla sua età mi fa correre brividi lungo la schiena. Quale civiltà può aver realizzato una tale magnificenza? Chissà quali segreti ci tace adesso, immersa nel suo sconsolato abbandono. Inoltre, anche se molti sono danneggiati in modo irreparabile, abbiamo individuato alcuni simboli che ricordano l'arte rupestre sahariana dell'Algeria sud-orientale. Non abbiamo prove concrete per supportare alcune ipotesi, ma Cornel Blake si aggrappa alla teoria della deriva dei continenti. Sì, può essere una spiegazione scientifica, sì, può essere. In ogni caso non abbiamo dati sufficienti sulla sua età, ma è evidente che la storia deve essere riscritta da capo. Sì, quindi queste sono costruzioni molto antiche, che risalgono ben prima di poche migliaia di anni fa, ma sono molte, molte migliaia di anni fa. E qui ci sono... What? Ma cosa c'è là dentro? Ma è ghiaccio questo, sì. Ci sono delle creature ghiacciate là dentro. Penso che siano... Non lo so cosa c'è. Cosa sono? Non capisco. Oh, yes. These are the le specie preumane. Frozen in a cave far south of the base. Ah, ma quindi questo equipaggio aveva trovato queste specie, queste creature stranissime nelle caverne sottostanti e quindi le avevano congelate qua. Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Oh. Yes, these are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Vabbè, io direi che qui c'è poco altro da fare. Possiamo uscire ora? Ma il gatto che fine ha fatto? Vabbè, anzi sa, e ora possiamo uscire. Vabbè, io direi di andare all'ascensore di collegamento, e però non andiamo nelle grotte, andiamo su, vediamo. Cosa sono queste interferenze radio? Right. I don't know if you can hear me, but I am trying. Searching is the only way. Sì. Hey, can you hear me? Puoi sentirmi? Damn it. Who was he? Ma chi era? Non lo so chi era. Forse un membro dell'equipaggio. Comunque ci ha detto di continuare a cercare. Ecco qui il diario che si è aggiornato, primo contatto, finalmente comunque abbiamo avuto un contatto umano, il nostro primo contatto umano, quindi magari
abbiamo una debolissima speranza che qualcuno sia vivo. Purtroppo, a causa delle pesanti interferenze, non ho capito il contenuto del messaggio trasmesso. È meglio che resti in ascolto in attesa di possibili trasmissioni in arrivo. Inoltre, anche se non posso esserne certo, ci sono buone possibilità che trovi qualcuno nei settori inferiori della base. Frank, non so se riesci a sentirmi, ha detto quell'uomo, ma devi. Sto cercando di continuare a cercare, è l'unica maniera. Ok. Queste sono le uniche parole che abbiamo sentito. Abbiamo trovato nel cadavere la chiave, e la chiave What was the need for ovviamente ci such serve security measures? per attivare questo ascensore. O Looks no? like I need something to get this elevator to work. No. No, 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 la chiave non serve a quello. Quindi magari io andrei su. Sì, lì ci serve qualcosa per aprire, cioè per azionare l'ascensore. E qui c'è la pianta strana che abbiamo appena visto, Saheti Plant. Non lo so cosa è successo là, però. Ecco qui il radio room. Vediamo un po'. Ok, si sale. Ecco qua. Ed è una semplice macchina fotografica. Ci sono dei documenti. Probabilmente qui c'è qualcosa da capire. Questa mi sa che è una. Un bollettino meteo, mi sa. Snowstorm, tempesta di neve. Qui c'è una cartina del posto in cui ci troviamo, più o meno, e delle zone circostanti. Questa è una tabella del codice Morse. Forse dovremmo imparare. Terra della regina Vittoria. Ok. Vabbè, vediamo un po' se possiamo utilizzare qualcosa qua. Qui base della spedizione Upuout. Peco, rispondete, ripeto, qui base della spedizione Upuout. Mi sentite? Se qualcuno mi sente, per favore, risponda. Alcune interferenze elettriche nell'area sembrano impedire le comunicazioni. Sono interferenze, mannaggia. Comunque ci andiamo, io mi sento leggermente bloccato e non mi ricordo dalla puntata precedente se c'erano cose da aprire con delle chiavi. Non trovo soluzione a questi enigmi che mi assillano. Ritorniamo nella radio room. E vi posso dire? Cos'è? Ah, ci sono altri appunti. Sono altri appunti. Credo che Hansen abbia scolpito quella statua immagine dell'uomo che vedeva nei suoi incubi. Ah, quindi queste statue sono state create da un membro dell'equipaggio, non sono statue antiche. E probabilmente rappresentano l'uomo che questa persona vedeva nei suoi incubi.
Ecco qui le note appunto di quella persona che aveva incubi. Ma che devo fare, ragazzi? Ci sono interferenze nell'aria. Quale basi? Sì, stiamo ascoltando il messaggio di richiesta di soccorso della base. È stato però trasmesso tempo fa. Com'è possibile che lo stiamo risentendo? Comunque non c'è altro da fare qui in questa sala radio. Scendiamo di nuovo là sotto. Non è che serve per aprire questa. Ma andate a quel paese, va. Che è successo? Vedo tutto sfocato. Ma cos'è? Sembra uno di quegli esseri preumani. Una statuetta almeno. Che devo qua? È meglio che usciamo da qua. Siamo assortati e confusi. Siamo intorpiditi, assordati e lentissimi. Forse in questa stanza c'è qualcosa. Segna tutto X, non possiamo fare niente, siamo... What? Dove siamo andati a finire? No more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I think you should retire to your room. I'm going to think a bit more. Thank you.
Scusi, ma lei chi è? Dove siamo? Nova et integra universi orbis descriptio. Agartha, Agatha. L'Antartide è il continente più meridionale e sede del Polo Sud, una distesa di ghiaccio disabitata. La maggior parte delle crociere sul continente visitano la penisola antartica, protesa verso Sud America, e nota per le traversate fra gli iceberg del canale Lemaire, eccetera, eccetera. La penisola ospita anche una ricca fauna, compresi molti pinguini. Agartha. Ci sono varie mappe, varie indicazioni. Ma probabilmente stiamo sognando. Non so. Beh, bei quadri, complimenti. Complimenti per il gusto. Questa è la statuetta di prima che ce la siamo portata appresso in questo sogno. E questo mi sa che rappresenta questa statuetta. Un alieno o un essere come viene definito preumano, simpatico e non so cosa, a cosa assomiglia, ma sicuramente è molto affascinante. Complimenti. Bella, complimenti per l'arredamento, veramente un gusto ottimo, eccellente. Vabbè, ritiriamoci nella nostra stanza, come ha detto lui. I simpatici topini ci accolgono. È una casa abbastanza lugubre. Ecco, sta diventando sempre più lugubre, anzi, sta diventando sempre meno casa. Sta Locked. diventando un'altra cosa. Qui da dove si va? No, Locked. ok. Andiamo qua. What? Noi andiamo verso l'oscurità, ma che ce frega. Finito? No, ok, siamo ritornati nella realtà, ok. Abbiamo fatto così un salto in una dimensione parallela, o magari nel passato, o magari in una realtà inventata, non si sa. Ecco qui un'altra mappa dell'Antartico con dei segni, magari quella è la strada seguita dall'equipaggio. Rovine della città primordiale, città ciclopica, montagna della follia. Ah, ok. Sì, sono là, vicino proprio al Polo Sud, proprio al centro. Oltre City Ruins. Ok, quindi ci sono tutte queste antiche costruzioni che questa spedizione ha scoperto. Spedizione, costruzione probabilmente di origine aliena, quindi preumana. Ci sono sempre cartine, mappe. Cos'è sto coso? Sì, è un'altra maniglia o è una leva. Forse questa è quella dell'ascensore. Sicuramente. Pronuncia degli Zeiss. Cosa sono gli Zeiss? Forse è il nome degli alieni, di questi alieni molto simpatici. Con la testa, chiamiamola testa, con la testa di stella. Cos'è? Un altro appunto, The Versailles, la leggendaria bevanda degli antichi miti. Avevo sentito parlare di quella rarissima mistura decenni prima quando scrivevo la mia tesi sulla Salve Divinorum. Secondo alcune fonti era la bevanda degli dei, mentre per altre non era una chiave per aprire le porte di luoghi che si trovano al di là dell'esperienza umana convenzionale, l'unico ponte da oltrepassare per abbandonare le restrizioni del corpo. Qualunque studioso avrebbe ucciso per avere anche un solo indizio.
su un suo ingrediente. Ho trascorso la mia intera carriera a cercare informazioni in merito. Ora una nuova formula va formandosi nella mia mente. Grazie ai nuovi indizi che ho scoperto lavorando qui, credo di avere speranze di produrre, se non l'originale, almeno una variante della leggendaria mistura. Ah, quindi magari questa mistura serviva a potenziare, diciamo, le caratteristiche dell'uomo, la sua intelligenza, la sua forza, eccetera, eccetera, non lo so. O magari apriva le porte verso altre dimensioni, o magari era solo una bevanda, una droga, ecco, e quindi non era niente di buono. Chi lo sa cos'era? Chi lo sa? Allora, abbiamo quindi trovato quella maniglia, e sì, mi sa che questa è la mistura, ma noi non la vogliamo provare, non ci fidiamo, quindi ora andiamo verso il benedetto ascensore di collegamento. Eccolo qua, ecco qui la maniglia inserita, e ora la possiamo azionare. Quindi o andiamo su o andiamo giù. Io andrei su prima. No, non voglio andare giù. Non mi fido. Dove siamo? La torre. Interessante. Comunque, ragazzi, io direi che questo corridoio lo percorreremo nella prossima puntata. Vediamo cosa si nasconde là sotto. Magari troveremo cose belle, ma non penso. Questi sono dei corridoi davvero particolari, antichi, non sembrano neanche umani. Comunque, ragazzi, io direi che per questa puntata è tutto. Nella prossima sicuramente scopriremo altri misteri orribili. E niente, è davvero tutto. Grazie dell'attenzione, ci vediamo alla prossima e come sempre mille altre avventure.